Buongiorno, sono Marianna Pucci, sono una psicologa che si occupa di psicologia dell'emergenza e sono qui perché il CISOM di Firenze mi ha chiesto un contributo affinché possa spiegare quali siano le possibili implicazioni psicologiche in casi in cui si verificano eventi naturali. Nello specifico sono qui per la campagna Io non rischio 2020, rischio alluvione. Quindi farò una breve introduzione, dopodiché spiegherò brevemente quali sono le implicazioni psicologiche e come è preferibile affrontarle. L'alluvione è uno dei fenomeni naturali più comuni, non solo a livello europeo, ma anche e soprattutto a livello mondiale. La loro frequenza è destinata ad aumentare a causa dei cambiamenti climatici. In Italia i comuni a rischio idrologico sono circa 6.000, oltre quindi il 70% del totale. E bisogna anche tener conto che si tratta di un fenomeno gravoso, soprattutto in termini di perdite economiche. Gli effetti prodotti da tale calamità naturale possono essere distinti in due grandi macro-categorie, effetti diretti ed effetti indiretti. Gli effetti diretti sono quelli che fondamentalmente si manifestano durante l'inondazione a causa dello straripamento delle acque e includono l'infarto, la mortalità per allagamento, le ferite, sia distorsioni che lacerazioni, contusioni, che possono verificarsi non solo durante la manifestazione dell'evento stesso, ma anche nella fase immediatamente successiva, ossia quando la popolazione ritorna nelle proprie abitazioni per ripulire le macerie e quantificare i danni arrecati. Gli effetti indiretti invece comprendono le malattie infettive, quindi dermatiti, congiuntiviti, rari casi anche di malattie trasmesse dai roditori, oppure l'abbellonamento, quindi causato dalla rottura di condotti sotterranei, rilascio di conservate nel terreno. Hanno spesso condizioni di sfollamento, danni arrecati alle abitazioni, perdita di beni familiari e spesso anche l'assenza di copertura assicurativa. A parte il trauma in sé dell'essere stati vittime di un'alluvione, possono generarsi molti disturbi di origine psicologica che possono persistere per mesi o anche anni dopo l'accaduto. Ad esempio, il disturbo post-traumatico include l'ansia, la depressione, disturbi psicosociali, ma anche suicidi e disturbi dissociativi. Gli effetti delle alluvioni possono essere particolarmente devastanti quando colpiscono gruppi di persone già vulnerabili, come bambini, anziani, disabili, minoranze etniche o comunque indigenti che a causa già delle loro ristrettezze sociali, economiche e politiche si trovano ad avere particolari esigenze sanitarie. Quindi questi gruppi sono maggiormente colpiti dagli effetti poi delle alluvioni e potrebbero aver bisogno di una particolare attenzione nella fase di emergenza e ricostruzione. Le conseguenze psicologiche di eventi traumatici sono difficili persino da immaginare, è per questo che in situazioni di emergenza intervengono loro, i cosiddetti angeli della mente. Spalare il fango è fondamentale, è importante, è necessario, però non basta, non è sufficiente. Ciò che le catastrofi naturali distruggono può e deve essere ricostruito, ma quando si parla della psiche tutto si fa un pochino più complicato. Anche il coordinatore nazionale del nucleo degli psicologi del Corpo Militare della Croce Rossa e membro del servizio psicosociale in un'intervista spiega come sia importante intervenire tempestivamente. Per gli adulti dobbiamo attivare l'assistenza nelle prime 72 ore dall'evento e i primi 3 giorni sono fondamentali, è quello spazio di tempo nel quale le memorie vengono scritte. Invece per i bambini è diverso, per loro nelle prime ore la cosa più importante è continuare a vivere nel contesto familiare. Da anni, infatti, dietro le quinte lavorano psicoterapeuti specializzati nel trattamento dell'MDR, che è un trattamento usato per antonomasia dallo psicoterapeuta per i casi riguardanti il trauma. Si tratta di un metodo che agisce sul ricordo del trauma attraverso la stimolazione bilaterale alternata dei movimenti oculari. E risulta particolarmente rapida ed efficace, quindi i movimenti oculari dell'MDR, simili a quelli del sonno REM, per cui del tutto naturale, riattivano le capacità di autoguarigione del cervello, il quale trova le risorse per metabolizzare l'evento traumatico.
Quindi per guarire la nostra mente mette in atto delle risorse, le proprie risorse, e gli eventi traumatici non vengono cancellati, però vengono rielaborati in modo adattivo, permettendo così di andare avanti, utilizzando delle risorse di consapevolezza e capacità che diventano poi gli strumenti fondamentali per affrontare le difficoltà. Quindi ciò che è successo non può essere cambiato, però il ricordo può essere trasformato liberando delle risorse preziose per la guarigione e il benessere della persona e poi di conseguenza della comunità. Nel DSM-5 i disturbi dissociativi sono riportati in prossimità dei disturbi legati a traumi o a stress intensi, anche se in realtà non ne fanno parte. Questo sottolinea come sia stretto il rapporto tra le due classi diagnostiche. Entrambi, cioè sia il disturbo acuto da stress che il disturbo post-traumatico, presentano dei sintomi dissociativi, tra cui l'amnesia, il flashback, la depersonalizzazione, la derealizzazione. L'essere esposti a un'esperienza traumatica, quindi a un qualcosa che comporti un pericolo di vita, attiva in noi un sistema di difesa, che tenta di proteggerci dalle minacce ambientali. E numerosi studi sono stati condotti e è stato spiegato come le tecniche di difesa sono fondamentalmente quattro, quindi abbiamo il congelamento, l'attacco, la fuga e lo svenimento. Sono stati spiegati attraverso una metafora, ossia il congelamento riguarda proprio l'immobilità tonica che permette di non farsi vedere dal predatore, mentre si valuta quale strategia, quindi l'attacco o la fuga, sia più adatta alla situazione specifica. Quando però ci si rende conto che nessuna di queste strategie sembra avere qualche possibilità di riuscita, l'unica risposta possibile è la simulazione di morte, quindi il distacco. In questo caso, di solito, il predatore preferisce una preda viva, quindi abbandona la preda. Il problema però è che se questa risposta viene attivata in maniera persistente nel tempo, non è più una risposta adattiva, ma diventa una risposta disadattiva perché il normale funzionamento della metacondizione viene meno e quindi non c'è più l'integrazione fra la nostra coscienza e la memoria traumatica. Nel disturbo post-traumatico, la risposta che viene messa in atto, è una risposta, che permette quindi di difendersi in qualche modo dall'evento traumatico. Può essere definita appunto proprio come risposta messa in atto da questi soggetti a una reazione, a un'esperienza traumatica eccessivamente straziante o dolorosa. E non è possibile, anzi non è corretto catalogarlo come un comportamento anomalo, perché è una reazione di persone normali a situazioni estremamente negative. L'incapacità di far fronte a una tale esperienza porta il soggetto poi a sperimentare sintomi di intrusione legati all'evento stesso. Quindi ricordi dolorosi ricorrenti, sogni, incubi, reazioni dissociative, quindi ad esempio anche la perdita di consapevolezza del presente, o intense reazioni fisiologiche, stress psicologico, evitamento di tutto ciò che è legato a quell'esperienza. Quindi coloro che hanno subito un'esperienza traumatica potrebbero rivivere la situazione traumatica attraverso incubi, ricordi intrusivi oppure flashback. Questo non significa che il soggetto non abbia dei vuoti, in quanto potrebbe anche non ricordare alcuni dettagli dell'evento, ma ricordarne altri o fissare delle scene che tornano poi alla memoria in modo estremamente vivido e violento. Il problema di queste riesperienze è che sono incontrollabili e inevitabili per il soggetto, quindi bisogna precisare che anche se i ricordi intrusivi sono effettivamente dei ricordi, i flashback non lo sono. Con essi si perde la temporalità, quindi il soggetto ha la sensazione di rivivere il tutto nuovamente. E tutto ciò può avvenire in presenza di stimoli neutri o non ambigui, quindi il soggetto non è influenzato né in maniera positiva né in maniera negativa da stimoli esterni.
Per cui i flashback non sono solo un ricordo vissuto con angoscia, ma risvegliano quell'esperienza emotiva traumatica e il pensiero che possa accadere di nuovo. I fenomeni dissociativi osservabili nella vita di tutti i giorni emergono con estrema forza quando ci troviamo di fronte ad esperienze emotive forti che travalicano la nostra capacità di reagirvi. E infatti, se nella vita di tutti i giorni è ammesso dimenticare di fare una cosa quando si sta per farla, in ambito psicologico la dissociazione definisce un'alternazione delle funzioni integrative della coscienza o dell'identità. E questo comporta una discontinuità del pensiero cosciente, dovuta poi a una non integrazione di esperienze solitamente associate tra di loro. Quindi il vantaggio è quello di avere inizialmente un distacco, come quando ci si sente in pericolo di vita, però lo svantaggio è che questa modalità si ripresenta con un'intensità molto elevata e una frequenza anche molto elevata, strutturando quindi quasi un'azione automatica che si attiva in situazioni in cui la sopravvivenza del soggetto non è realmente al rischio. E questo perché il nostro io comunque è un io fragile che mette poi in atto meccanismi di difesa a volte inadeguati. Quindi comunque la dissociazione si struttura come una reazione intensa che è continua, che viene applicata tutte le volte che ci si sente in qualche modo minacciati. E può comparire nei pazienti anche dopo diverso tempo il verificarsi dell'evento stesso e può emergere in diverse forme. E quindi c'è un'assenza di connessione del pensiero e della memoria. Il DSM indica molteplici sindromi di natura dissociativa, dalla fuga all'amnesia, fino ai disturbi di depersonalizzazione e derealizzazione. Numerosi sono stati gli studi condotti negli anni, quindi la ricerca, numerose sono state le correnti letterarie. Sono stati individuati tre livelli di dissociazione strutturale, da uno più marcato fino a uno più lieve, però la cosa fondamentale da capire è che il materiale staccato dalla dissociazione risulta essere molto influente sulla vita della persona, tanto da procurargli anche problematiche importanti a livello poi di sintomi psicopatologici. Focalizzare l'attenzione sugli aspetti cognitivi ed emotivi legati al trauma è certamente importante, però l'esperienza rileva che non è sufficiente. Infatti, in quest'ultimo periodo viene posto molto l'accento sulla necessità di occuparsi più direttamente del corpo, quindi di trattare le conseguenze somatiche dei traumi. Tanto che emerge la teoria sensomotoria, che ci permette quindi di spiegare come la disregolazione neurovegetativa sia una conseguenza diretta dell'attivazione cronica del sistema di difesa in risposta ai traumi. E ci spiega come quando uno stimolo interno, che può essere una sensazione oppure un'emozione, o anche uno stimolo esterno, quindi un elemento del contesto o del comportamento di un'altra persona, ricorda la situazione traumatica, il sistema di difesa si attiva in maniera prepotente e interrompe ogni altro tipo di attività in corso. Quindi la persona in quel momento non è più in grado di continuare le attività quotidiane. Si trova in balia di un'attivazione neurovegetativa estrema e non regolata, il corpo si blocca, si tende a fuggire, ad attaccare oppure si accascia su se stesso. E in queste particolari condizioni non c'è alcuna possibilità di avere accesso a qualsiasi riflessione. Quindi includere il corpo nel lavoro di elaborazione con i traumi permette un accesso privilegiato a dimensioni che per effetto del trauma stesso non sono collegate, integrate con il resto dell'esperienza. Lavorare direttamente con le sensazioni e i movimenti permette di agire direttamente sui sintomi e promuovere anche un cambiamento a livello delle emozioni, dei pensieri, delle credenze e nelle capacità relazionali. Il terapeuta sensomotorio, che ovviamente osserva un comportamento non giudicante,
prende atto di tutto quello che accade qui e ora nella seduta, ma anche al corpo del paziente stesso. Quindi i punti centrali dell'esplorazione della terapia sono quelle di andare a individuare le sensazioni corporee, i movimenti che emergono in seduta, le reazioni emotive, ma anche i pensieri e le immagini legati al trauma, in modo tale da affrontare in maniera diretta, tutti gli effetti dell'esperienza traumatica sul corpo e nell'apprendimento. Per cui l'attenzione non è focalizzata solo sulla storia narrata, ma sull'esperienza interna del paziente mentre ne parla e per il modo in cui ne parla. Per cui la particolarità della terapia sensomotoria è che gli interventi fisici forniscono ai pazienti delle risorse somatiche e delle abilità che poi permettono di affrontare le reazioni neurovegetative disturbanti tipiche del trauma. Per cui è necessario lavorare in sicurezza dentro la soglia di tolleranza, immaginando il ruolo del terapeuta come una figura che cerca di stare in equilibrio, tenendo un piede nel presente, un piede nel passato, mentre cerca di costruire un ponte forte, solido, senza paura, senza terrore, ma con la consapevolezza di essere salvi nel presente, di poter guardare indietro e di conoscere come si è riusciti ad arrivare fin lì.